Nel grande prato della vita avevo colto il fiore del piacere innaturale. Dal pesante sonno mi svegliai accolta solo da un addio. Stanca delle fatuità che stordiscono e non appagano, ritornai a Roma per dire addio al mio sposo fratello. Desidera? È in casa l'onorevole Corrao? Sì, signora. Sono sua moglie. Si accomodi, prego. Buonasera, signora Marchese. Prego, signora Marchese. Prego. Carissima. Così avete deciso. Vi ritirerete dal mondo? Sono stanca di mentire. Il convento. Dal convento vi tolsi, al convento ritornate. Forse è giusto, forse è bello. Prenderò i voti. Andrò lontano, in Africa, in Asia, a curare i lebbrosi. Dunque questo è un addio. Non avete retto alla prova. Lessi di voi sui giornali. Faccio onore al mio nome, come posso, servendo la patria, in umiltà. È tutto? È tutto. Addio. Addio. Addio, fratello. Lasciate che un casto bacio suggelli questo distacco. Sì, fratello. Pietà. Adorata sorella. No! I vostri occhi bruciano di desiderio. No! Lo vedo! Siamo intrisi di putredine. L'odore della putredine, potentissimo per eccitare i grandi pensieri. Pensieri peccaminosi. Che sono anche i vostri. Se il destino ci ha uniti, che il destino ci perdoni. Che cosa? L'amplesso incestuoso. No! Sì. No! Confessate che anche voi mi concupite come io vi concupisco. Ma vi sono sorella. Ma noi possiamo. A noi è concesso. Solo calpestando la morale, l'uomo supera l'uomo e s'accosta al superuomo. Mio Dio! Chiude la carne, infiniti tangibili misteri che solo il contatto di un'altra carne può rivelare. Ascolta la parte bestiale dell'uomo che in noi urla. Ride, singhiozza, balbetta, si beffa, si lagna, chiama, comanda. A noi è concesso. Noi possiamo. Come avete detto? Che anch'io vi desidero. Ma io vi ho sempre desiderata. Vi ho sempre amata. Eugenia, amata sorella. Sì, anch'io vi desidero. Il mio cuore batte, il mio sangue palpita. Baciatemi. Desidero anche una voluttà più grande. Quale? La morte. La morte? Quale morte? Col veleno che mi mostraste. Ricordate, come Romeo e Giulietta. Sì. Come Romeo e Giulietta. Che odore di mammole! Entrate. Posate, uscite. E non disturbateci. Anzi, siete liberi, potete uscire. Mirra e benzoino, preziosi profumi d'Oriente. In eguale misura, così. Amico veleno, che ci condurrai verso l'ultima dimora. Prendetemi, sono vostra.
bella e sorella. Che ci accompagnino per l'ultimo viaggio come un epitaffio queste parole del poeta, eh? Invasi dallo stesso delirio che agita gli amanti, acrido odio carnale sul letto scosso, quando il desiderio, la distruzione, la voluttà e lo strazio sono una sola febbre. Campanello del telefono. Pronto. Chi siete? Che volete? Raimondo Corrao, l'onorevole Raimondo Corrao sono io, ma voi chi siete? Parlate più forte, non... Monsignor Pacifici? Ah, e ditemi, sì, mia madre è stata male. Donna Rosalia si confessò? E che diavolo confessate tanto importante? Non siete fratello e sorella. Non lo siete perché Antonio Corrao, che è padre naturale di Eugenia, non è vostro padre. Perché? Perché... Perché donna Rosalia, vostra madre, si sposò incinta. Chi è vostro padre? È il marchese de Magueda. Ma com'è possibile? Don Ruggero ebbe quella piccola mutilazione in Africa. Prima fu, prima di partire per l'Africa, quando era ancora giovanotto. Mise incinta donna Rosalia, che poi fece con Antonio Corrao un matrimonio riparatore. Siete contenti? Vedete come la divina provvidenza aggiusta tutto? Ditemi. Copritevi. Non siete mia sorella. Davvero? Mio padre non è mio padre. Mio padre è il vostro è il mio. Oh, beffa crudele del destino, che mi privi di un piacere proibito. Siamo marito e moglie, come due borghesucci qualsiasi. Abbisognavo di emozioni forti. Le cercherò altro. Pazzo! È avvelenato! Assicuratevi, non morrò. Il veleno? Polvere parigina era. Polvere parigina? Un volgare afrodisiaco. Infame! Vile! Pavido! Che ti prende? Voglio morire! E morirete dentro! Oh, patata, quello che fate! Lo faccio a bella posta! Darete fuoco alla dimora! È quello che voglio! Dare fuoco al mondo! Il mondo prese fuoco davvero e fummo tutti nella fornace.